Partiamo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Omar Elhamdani e questa sera proverò a tenere un piccolo talk su quello che è il social engineering in Italia, business to business, cioè quali sono le attività che realmente si possono fare in Italia e poi in Europa di conseguenza nell'ambito del social engineering. Visto che è la prima volta che vengo all'ESC, ho preparato una piccola presentazione di chi sono. Quello sono io. Vabbè, lavoro in Schilder, sono un auditor ISO 27001, studente di giurisprudenza a giorni alterni, spero di laurearmi prima o poi, mancano 6 esami, e appassionato di arti marziali. Quello lì invece è il mio profilo, dovrebbe essere Telegram, se volete scrivermi dei messaggi sporchi. Che cos'è il social engineering? Allora, la definizione... Devo spostarmi più di qua, però scopro la gente che deve vedere. No, ci sono 500.000 definizioni diverse di social engineering che potete trovare sul web, in tutti i manuali che trovate. Il discorso principale è semplice: è lo studio del comportamento individuale di una persona al fine di capirne informazioni utili. Se manca la componente sociale, come lo dice la parola, non è social engineering, sono attività di altro tipo. La domanda è: chi sono questi ingegneri sociali che ci vogliono rubare informazioni? Lo schema è sempre lo stesso: gli attivisti, organizzazioni criminali, giornalisti che hanno bisogno di recuperare informazioni, i miei parenti in Nord Africa e i competitor vari. Gli sbirri. Prima di arrivare al tutto il discorso legale su quelle che sono le attività che si possono svolgere, faccio una piccola introduzione su quelle che sono, è lo schema di un'attività di social engineering. Grazie! Tendenzialmente si parte con la raccolta di informazioni, la creazione di fiducia con l'utente che viene attaccato, l'exploitation e l'uscita. È finito l'attacco. Questo qua è il ciclo del social engineering classico. Essendo basato sulla componente umana, allora il discorso della componente umana è fondamentale per tutto questo discorso qua, altrimenti usciamo da quello che è il fine. Si basa su dei principi psicologici che possono essere colpa, panica, autorevolezza, avidità, desiderio, gratitudine e tutte le altre leve psicologiche per poter spingere una persona ad effettuare un'azione o a darci un'informazione. Anche la figa. La figa, la droga, la mamma che sta male e tutto il resto. Ci sono 500.000 tecniche che vengono elencate, tra virgolette, in modo accademico del social engineering, da quello che è il social engineering 1.0 che troviamo in tutti i manuali che troviamo illegalmente su internet, a quello che è il social engineering avanzato, dal shadow surfing, dal phishing, che poi phishing poi naturalmente si intende pesca, ma non soltanto le mail, anche le telefonate e anche lo smishing via SMS. Dumpster diving, andare a cercare una spazzatura dei nostri competitor, le informazioni che vogliamo, del cliente che ci ha appaltato l'attività. Se volete imparare a cercare la spazzatura, qua c'è un tutorial su Wikiao. È physical intrusion, che adesso va tanto, tanto di moda e ci piace a tutti quanti. Le attività che vengono svolte principalmente a livello azienda che chiede a un'altra azienda di svolgere un penetration test o simili sono i penetration test, come anticipato, e risk assessment. Ora ci andremo a focalizzare soltanto sul penetration test perché è più interessante. Le attività che possono essere svolte sono diverse, come potete vedere, dall'impersonificazione telefonica al phishing e a tutte quelle che trovate qua, ma non è questo lo scopo del talk, è molto più noioso. Lo scopo è questo: io voglio simulare un attaccante che cerca di rubare informazioni al manager, alla segretaria, all'IT della mia azienda. Cosa posso fare? Questa domanda me la sono fatta parlando con un mio amico che svolge attività in giro per il mondo molto più fighe delle nostre e mi sono detto: ma in Italia alla fine della fiera parliamo tutti di social engineering, bello, sì, ma cos'è, tolto le 2 giornate di phishing che vengono commissionate? Non è solo phishing, è solo una delle tante attività che possono essere svolte, ma fino a che punto ci possiamo muovere? Essendo una componente sociale, l'essere umano è al centro di queste attività, a differenza di un software o di un hardware su cui ci posso pisciare sopra, ha dei diritti che vanno rispettati. Quindi non tutto quanto è lecito. Nel 1970 il legislatore ha previsto lo statuto dei lavoratori. Perché l'ha fatto? Per evitare alle aziende di poter spiare, stile Grande Fratello, i loro dipendenti, senza alcuna pietà, senza alcun limite. Nella fattispecie c'è l'articolo 4
Del 1970, che adesso andremo ad analizzare. È importante ed è interessante se poi arriviamo alla fine. Sembra fuffa, ma non lo è. È vietato l'uso di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Noi quando non, i penetration tester in sala e non solo, quando fai un'attività di social engineering, PT, cosa fai? Un'attività di controllo, non sul software, ma su come risponde la componente umana di quell'azienda. Fino a poco tempo fa, dal 1970 al 2015, non era realmente possibile fare social engineering come ce lo immaginiamo. Un piccolo hacker che sta lì, chiama, impersonifica la mamma, la zia, la nonna e si inventa mille combo per far alzare la segretaria, sta lì e scrivere il malware che vuole fare. Non si poteva fare. Ma è cambiato. Continuiamo ancora con l'articolo 4. L'impianto e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, e poi il resto non ci interessa. Il succo qual è? Potevano essere i dipendenti? Sì, possiamo controllarli. Sì, possiamo mettere telecamere. Sì, possiamo verificare tutto quello che vogliamo, solo in merito alla sicurezza del lavoro. Quindi non posso fare attività di alcun'altra sorta che non rientrano in quella fattispecie sopra esposta. Il nuovo articolo 4 invece è molto più figo, perché cosa permette? Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Possono essere installati, previ accordo, bla bla bla. Noi che lavoriamo nel mondo dell'IT, cosa può essere considerato come patrimonio aziendale? L'information. Quindi possono essere applicate attività di questo tipo. Focalizzandoci su quello che è il nuovo articolo 4, nella fattispecie in questa parte del primo comma, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Viene previsto. Ma è una rivoluzione questa qua che è passata silenziosa ma ha portato degli effetti non da poco. Che possono essere svolte attività di controllo, cioè nel senso poter controllare anche tramite terzi il proprio dipendente. E quindi non soltanto la telecamerina che entra, cioè la telecamerina che vede quando entra e quando esci, ma anche attività di controllo più specifiche. Tutto al fine di tutelare il patrimonio aziendale. Quindi viene inserita una novità. Prima non potevi spiare, controllare, verificare come rispondevano i tuoi dipendenti se non per motivi di sicurezza. Ora vuoi controllare i tuoi dipendenti perché ma li passano tra le mani informazioni estremamente sensibili, lo puoi fare perché fanno parte del patrimonio dell'azienda. Se il mio dipendente è un cretino che rivela informazioni che non deve rivelare, io devo avere la possibilità di poter verificare. Come posso farlo? Posso farlo tramite social engineering e non solo. La disposizione che sopra avete visto non si applica agli strumenti già utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione del lavoro e gli altri strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Questo qua indica semplicemente che quello di prima esce dal discorso di quello che può essere già installato per verificare le presenze del lavoratore. Adesso arriva la parte divertente. Fighissimo, posso controllare il mio dipendente. Fighissimo, posso fare test per verificare quanto è consapevole di quello che ha tra le mani, ma c'è un ma. Vediamo se lo trovate. È quello in grassetto. A condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso e degli strumenti e di effettuazione dei controlli. Ho letto male, ma dovreste aver capito. Cosa dice? Che il vostro dipendente caro che volete testare, che sia un manager, che sia una segretaria, deve ricevere, e qua fa ridere, adeguata informazione delle modalità d'uso e degli strumenti e di effettuazione dei controlli. Questo cosa vuol dire? Facciamo caso che vogliamo fare viene appaltata un'attività di social engineering, volete fare un'impersonificazione telefonica? Andrà così. Salve. Sono penetration tester, la sto chiamando perché sto facendo un'attività che mi ha commissionato il suo datore di lavoro, che reputa che sia un idiota. La devo però avvisare che questa qua è un'attività di controllo che parte adesso. Sua madre sta morendo, dovrebbe venire in ospedale.
Di sicuro funzionerà. Mi apro in qua alla fine. Ma la domanda è, dopo, nonostante i limiti e tutto, il mio cazzo di dipendente che ho testato tramite un'attività e ho verificato che oggettivamente non ha le competenze ed è una capra, lo posso licenziare? Cioè, se voi ci pensate, non è da poco, non so quanto fanno i security, però facciamo caso che durante un PT di social engineering, non di quelli classici, su un'infrastruttura, viene verificato che il dipendente X non è competente da questo punto di vista qua, che tutti i controlli che vengono fatti di physical security, di phishing, di impersonificazione online, ci casca. Totale, un inetto. Lo potete licenziare? Cazzo, più o meno. La risposta in teoria è no, ma ad oggi, papà, sono andato avanti. C'è una piccola sentenza della Cassazione. Le sentenze della Cassazione fanno giurisprudenza, come voi sapete, cioè creano un precedente. Questo fa ridere. E ragionateci con me. C'è un tizio che ha un'azienda che voleva verificare la produttività di un suo dipendente. Come ha pensato di farlo? Essendo più produttivo anche lui, facendosi un profilo Facebook, chattando con il dipendente, per vedere se durante l'orario di lavoro si allontanava dalla macchina in cui lavorava. Ha scoperto che si è allontanata dalla macchina, creando un problema all'azienda. In questo caso qua era un operaio, quindi non c'era un furto di informazioni e non si perdevano di sensibile. C'era un rallentamento del lavoro e quindi una perdita del patrimonio, ma non è nella fattispecie che ci interessano noi. Però crea. La sentenza crea un precedente molto interessante. Fanno ricorso, tutta la maradà, in corte appello, si arriva alla Cassazione, la Cassazione dice: questo punto di vista è stato condiviso senza Cassazione, bla bla, con la sentenza va. Ad avviso dei supremi giudici, sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi occulti, quelli che vengono fatti durante un'attività di social engineering standard, anche ad opera di personale. È qua che tipo, arriva il bello, estraneo. È per la prima volta che viene ammesso un'attività di questo genere, quindi tutto quello che abbiamo sentito prima, cioè in Italia era il 99% fuffa, non potevi fare nulla oggettivamente. All'organizzazione estranea, all'organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diverso dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. Sotto il profilo quantitativo e qualitativo, purché le modalità d'accertamento non siano eccessivamente invasive, no, non potete chiamare dicendo che gli è morta la madre, non si può fare, cioè, e siano rispettose delle garanzie di libertà e di dignità dei dipendenti, oltre tutto il discorso della privacy. Cosa vuol dire questo? Aveva ragione a licenziare il dipendente e la Cassazione gli ha dato ragione, perché l'ha fatto? È una sentenza, come vedete, del 2015, quindi post modifica. L'ha fatto perché l'ha fatto per accertare, tramite un sistema di controllo, sempre di controllo stiamo parlando, occulto, se il dipendente faceva quello che doveva fare. Camaro non va compagni. Ho finito. Se avete domande. Io lo tengo allora. Ne ho una io, ma non è occulto, cioè il capo che chatta con il dipendente Era un non profilo è occulto. fake. Ah, ok, boh, allora ok, Sì, scusa. no, non lo spiego. Complotto. Ok, allora una precisazione, non so se mi sbaglio, quando ho detto che. Ah, più vicino? Sì, una precisazione. Quando è detto che il dipendente dovrebbe essere avvisato prima di effettuare un test, di solito le aziende tendono a farti firmare quando ti assumono che possono farlo in qualsiasi momento, per cui non sono più tenute ad avvisarti. Il discorso è, sì, possono fare, a parte che dipende sempre tu quando sei stato assunto, pre o post, Non c'entra niente, lo fanno, ti cambiano il contratto anche se non vuoi. sì, però nel senso in realtà andrebbe ragionato, perché io se non ho firmato, nel senso non devi avvisarmi della possibilità di fare un controllo di questo tipo, altrimenti non puoi farlo. Ci sono gli accordi sindacali che sanno.
vengono presi gli accordi sindacali ad alto livello. Succede questo nella realtà, che tu non sai niente, l'azienda si accorda segretamente col sindacato e tu ti trovi... Sì. La parte degli accordi con il sindacato l'ho bellamente saltata per non annoiare, però tendenzialmente o viene preso un accordo con il sindacato o col DPT o con il Ministero del Lavoro. Al di là del social engineering, questo apre anche le porte a tutte quelle ai temi di SSL inspection, di fatto, perché si tratta comunque di tutela del patrimonio informativo aziendale, per cui io posso andare a verificare anche il traffico internet, per esempio, fra gli utenti. Su questo tema ci sono delle evidenze a livello legale ci si è concentrati sul social engineering? No, ma non ci si è neanche concentrati su quello. Ti spiego, in Italia non c'è una cultura di questo tipo. Ci sono tante aziende che vendono test del genere. Si sente? Ok. Ci sono tante aziende che vendono test del genere, ma è tutto molto labile. Non c'è una giurisprudenza in merito. Le uniche sentenze che ci sono per attività simili, ma non erano attività orientate dirette a quello. Ad oggi si sta creando un framework, lo stanno facendo a livello europeo, penso, se non mi sbaglio, si chiama Dogana, dovrebbero metterci 3 anni, dovrebbe creare un framework che si basa sia sul discorso etico che legale su quello che si può fare a livello di social engineering. Quindi presumo che da qua a un tot di anni si arriverà ad avere un'impostazione di test, tra virgolette, scientifica e onesta e etica per attività di questo tipo, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Non come controllo di social engineering, quindi one shot ogni tanto, ma i sistemi come Zscaler e altre cose che invece usano tecniche continuative e informatiche per sostanzialmente fare lo stesso tipo di controlli, secondo te sono coperti da questo tipo di cambiamento dello statuto dei lavoratori? Ma come viene specificato poi nell'articolo che abbiamo visto prima e nella sentenza, ci torniamo dietro, ci sono dei limiti che vengono posti, garanzia di libertà e dignità. Fai quello che vuoi, ma rispetta questi due principi qua, più tutta la tutela dei dati in base a quello che è il codice della privacy. Questo cosa vuol dire? Che in base alla tipologia di controllo ogni volta sta al giudice ponderare quanto viene rispettata la libertà della persona e la dignità. Ma quanti dipendenti che si collegano alla banca tramite il computer aziendale per comprare un biglietto di un treno sanno che c'è un man in the middle fatto dall'azienda e che l'azienda potrebbe prendersi la password della banca e tutto quanto? Ma non penso molti, ma una cosa che ho notato, ma lavoro nell'ambiente da 2 anni, siamo dei novelli noi, quindi non ho un'esperienza, tanti casi di studi pochi, è che tutto questo mondo qua è in una linea sottile tra il legale e l'illegale. Non viene mai, nel senso, andando a colpire la componente umana, tendenzialmente potrebbe capitare che una cosa da un giudice viene reputata una violazione della libertà o della dignità e non essere più permesso come attività di controllo, e invece un'altra no. Io reputo molto più grave che sia stato licenziato il dipendente perché il datore di lavoro ha creato un profilo fake per capire se questo qua veniva chattava durante l'ora di lavoro o meno. Lo reputo non onesto verso la persona, cioè è un individuo, mi stai cazza bubolando, prendendo in giro per capire se sono produttivo o meno, è molto, lo trovo limitativo della libertà. Ma essendo una roba fresca sta qua, penso che ci vorrà tempo prima che si crea tante sentenze e vengano fatti tanti regolamenti paralleli a quella che è la normativa vigente, prima di avere un quadro completo o perlomeno un framework di base. Magari lo sto leggendo male io, ma questa sentenza, da quello che leggo io, dice che
sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione. Quindi questo cosa stava facendo? Cioè, questo non è che si stava assentando dal lavoro per chattare. No, questo si stava assentando dal lavoro per chattare. Ma quello è inadempimento della prestazione lavorativa? No, il discorso di questa sentenza qua esce dal non va tipo declinata totalmente con il discorso che abbiamo fatto prima. La parte importante era era la parte che la Cassazione ha previsto la possibilità di fare controlli difensivi occulti. Può essere un controllo difensivo occulto anche verificare che la persona X sappia come gestire le password o sappia come gestire i dati che gli sono stati dati. No, il ragazzo in questione semplicemente aveva uno sospetto che non era più produttivo, hanno creato un profilo fake di una donna, ci hanno messaggiato la sera, poi durante l'ora di lavoro gli ha inviato un messaggio alle 11 qualcosa, questo qua ha preso la pausa per andare in bagno, si è messo in bagno, ha messaggiato con la fanciulla che in realtà è stato datore di lavoro, fa ciao. Licenziamento per giusta causa. Cioè ha fatto ricorso non per il licenziamento in generale. Ormai con la nuova normativa tutti i nuovi assunti possono essere licenziati senza troppi problemi. Ma era il fatto che era licenziamento per giusta causa che fosse reato per poter incastrare il dipendente per un reato minore. Ma in realtà sono arrivati fino alla Cassazione proprio per questo. Non sapevano se loro avessero commesso un reato o meno. Con la nuova riforma non hanno commesso un reato. Sì. Potrà iniziare una causa penale per quello, però intanto il lavoro l'ha perso. Non fa tanto ridere, poverino. Però sì. Cioè, se crea un profilo falso di una persona che esiste è un reato, ma se crea un profilo falso di una persona che non esiste... Il profilo di una ragazza... è comunque reato. Ma se la persona non è esiste, una... cioè non è che per forza su Facebook mettere per forza nome e cognome vero. Sì, devi farlo. No. Vabbè, puoi mettere un nickname, ma non puoi registrarti con un nome e cognome falso. No, comunque se siete interessati all'argomento, io e altri 2-3 ragazzi tecnici e meno tecnici e avvocati pensavamo di continuare tutto questo studio qua, quindi vi terremo informati perché pensavamo di andare avanti, cercare di tirare un mini framework di quello che è possibile fare come attività e quello che non è possibile fare. Tendenzialmente spero che il messaggio sia arrivato, se non ha qualcun altro qualche domanda, altrimenti iniziamo a farci le risate con la Ringo Bonco LTD. Ho visto già le slide, fa ridere. Grazie.